Permesso, buonasera. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Veronica. Veronica, e tu? Ivone. Di dove siete? Del Kenya. Del Kenya. In realtà io sono venuta a Monza. Sì. Sono passato appena ora di fronte alla villa bellissima reale, perché sto andando in giro per l'Italia a scoprire la cucina africana. E qui mi hanno detto che c'è uno chef pazzesco che è senegalese, vediamo un po' dov'è. Eccolo qua, buonasera. Buonasera, ho fatto un'ora di macchina per venire a assaggiare il tuo riso senegalese, quindi vuol dire che è spaziale. Come ti chiami? Io mi chiamo Basile. Basile, sì. E cosa stai cucinando? Allora, ho fatto un riso misto con carne. Wow, che profumo! E questo è soffritto con un po' di cipolla per fare un po' di decorazione. Quindi, dopo che il piatto è pronto, faccio tutto e lo metto sul tavolo, così vedi. Wow, dopo assaggiamo. Sì, sì. Ma dimmi una cosa. Sì. Questo profumo è dato da quale spezie? Allora, qua c'è soffritto, sì? Cipolla, sì? E un po' di pepe nero, basta. Ok, sì. E invece di là? Allora, qua mamma ci sono mia, tante cose dentro. Che spettacolo! Faccio un primo piano, mamma mia che profumo. Cosa c'è dentro qua? Allora, ingredienti. Qua l'ingrediente c'è cipolla. Ok. Dado. Ok. E aglio. Ok. Mischiato tutto, E anche peperoncine verde per farlo. Peperoncine verde dove lo prendi? Al supermercato. Ma è senegalese o italiano? No, italiano. Italiano. Insomma, peperone, scusami. Ah, peperone. Vabbè, a me hanno detto che sei straordinario. Adesso ti diamo il tempo di terminare, sì, e poi sì, ci assaggiamo sto piatto. Il nome del piatto? Cebbia. Cebbia. Ah, mamma mia. Wow. Non riesco. Che vuol dire in senegalese riso. Okay. Yapu vuol dire carne. Sì, io non riesco a pronunciarlo, però mo lo assaggiamo. Adesso preparo così. Eccoci qua, finalmente il piatto è pronto. Dov'è? Eccolo qua. Uno spettacolo. Wow. Ma come dicevamo prima, dove c'è un grande uomo, un grande chef, c'è una grande donna. Allora, dove hai imparato a cucinare? Allora, questa è una passione che ho avuto da piccolo, che aiutava la mamma sempre in cucina. È di lì che è partita la passione, quindi... Hai imparato sul campo? Ho imparato sul campo. Ok. Sì. Ma lei è la tua braccio destro, collabora? L'aiuto cuoco. Ah, l'aiuto cuoco? Allora dovete dirmi qualche segreto, eh? Avete trovato qualcosa anche qua in Italia per fare un mix di piatti italo-senegalesi, italo-keniani, o avete mantenuto proprio il piatto originale? Abbiamo mantenuto quello originale, però a volte capita che anche facciamo... Un mix? Sì. Ok, allora adesso non ci resta che assaggiarlo. Pronti. Mo ci sediamo e lo mangiamo. Pronti. Ragazzi, non so se sto filmando. Sì, sto filmando. Uno spettacolo. Mamma mia. Proviamo. Mamma mia. Non riesco a descriverlo. Spettacolare. Ha un sapore. Buonissimo. Siamo al top. Siamo al top del top. Se avevamo cucinato quella serata lì, solo che se mia amica mi diceva, Lo portavo. Solo che quello senegalese che era in cucina. Questo Basile lo dobbiamo portare allo spirito del pianeta con questo riso, perché veramente si fa sfonda. Bravissimo. Lavoriamo io e lei, siamo a posto. Ovviamente il primo piatto l'ho divorato. Adesso con più calma mi sparo il secondo piatto, perché voglio vedere meglio cosa c'è dentro. Però ragazzi, strabuono. Grazie.